Buongiorno a tutti, siamo qui da Tanexpo 2018, siamo alla seconda giornata, al pomeriggio del secondo giorno e dietro alle mie spalle ci sono i tre padiglioni sui quali si sviluppa questa 12ª edizione della quella che è definita la principale fiera funeraria italiana ed internazionale. Quest'anno vediamo nei padiglioni una grossa affluenza. Non abbiamo ancora i numeri definitivi perché la manifestazione terminerà domani, però a colpo d'occhio sembra un'edizione di grande successo. L'impegno noi organizzatori ce l'abbiamo messo tutto. 2 anni fa abbiamo chiuso con numeri record. Al termine di quell'edizione ci siamo seduti intorno a un tavolo e ci siamo posti nuovi obiettivi. Obiettivi che per il momento sembrano, almeno per quanto riguarda il numero degli espositori e della superficie espositiva nei tre padiglioni, sono stati addirittura superati, ma il numero che più ci importa è quello appunto del numero degli operatori che raggiungono in queste 3 giornate i nostri padiglioni. Speriamo nella giornata di domani che ci sia una grossa affluenza, al termine della quale trarremo le conclusioni, sperando che il numero di visitatori sia più alto di quello raggiunto 2 anni fa. In questa edizione abbiamo la principale novità, sono le conferenze di Tanexpo Education, una sessione che abbiamo deciso di aprire quest'anno in seguito, diciamo, a tutti i nostri viaggi che nel corso dei 2 anni tra un'edizione e l'altra facciamo in giro per il mondo per promuovere questa fiera. Abbiamo ritenuto che l'importanza che si deve dare alla qualità del servizio sia assolutamente primaria, per cui abbiamo deciso di inaugurare questa sessione di approfondimenti su tematiche che abbiamo ritenuto di assoluta importanza e attualità. Quindi abbiamo affrontato nella giornata di ieri l'ambito della cremazione, un fenomeno che sta nel nostro paese sempre più, non solo nel nostro paese, nel mondo, un fenomeno che sta sempre più crescendo e che quindi ha certamente influito su quello che sono i servizi che poi le imprese devono offrire e anche di conseguenza sugli impianti e le strutture cimiteriali. Oggi è in corso un workshop sul marketing, quindi come l'impresa deve riuscire a vendere, deve riuscire a promuoversi, essendo e trattandosi anche di un settore molto delicato, quindi anche il marketing, la pubblicità e la promozione va curata in una determinata maniera. Domani invece affronteremo come ultima giornata il tema della successione generazionale, perché come meglio di me sapete, quasi la totalità delle imprese funebri italiane, ma non solo, sono a conduzione familiare, per cui spesso e volentieri ci si imbatte nel problema del passaggio generazionale. Domani verrà affrontato nella Tanexpo Education. Credo che siano 3 tematiche di assoluta attualità e noi abbiamo cercato di coinvolgere le migliori personalità e competenze che possono approfondire questi temi. E, oltre a Tanexpo, ovviamente noi ci siamo lanciati da qualche anno e nelle nostre organizzazioni internazionali in altre fiere, alle quali rinnovo il mio invito a ottobre per Tanexpo World Russia a Mosca e il prossimo anno, nel 2019, a Miami, per Miami Funeral.